La sesta domenica di Pasqua ci orienta ormai al compimento delle 7 settimane del tempo perfetto di Pasqua. E il brano di Vangelo secondo Giovanni ci parla dello Spirito Santo, il dono che il Cristo risorto offre ai suoi discepoli. Dal capitolo 14, cioè dai discorsi dell'ultima cena, ascoltiamo queste parole importanti che il Cristo rivolge alla sua comunità. Se uno mi ama, custodirà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. È una grande verità che non prendiamo in considerazione a sufficienza. La dimora di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, dentro di noi. La dimora di Dio con gli uomini è la nostra persona. Il tempio dove abita la divinità è il nostro corpo. E la nostra comunità, come tenda della presenza di Dio, è l'insieme di persone viventi che hanno in sé la presenza di Dio. Queste cose, dice Gesù agli apostoli, non le capite ancora pienamente. Ma quando il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, sarà venuto, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Giovanni adopera un termine particolare per indicare lo Spirito Santo, Paraclito, termine greco che vuol dire letteralmente avvocato. Para è la preposizione che indica la vicinanza, presso. Kletos è il participio passivo del verbo chiamare. Quindi, tradotto letteralmente, para Kletos significa colui che è chiamato vicino. In latino si dice advocatus, cioè una persona chiamata presso di me perché possa assistermi in un momento di difficoltà, in una causa, quando ho un problema e un processo. Difatti, il termine paraclito appartiene al linguaggio giudiziario. Gesù annuncia lo Spirito come l'avvocato difensore, molto di più che consolatore generico, ma è colui che fa le mie parti, che sta dalla mia parte, mi rappresenta in modo autorevole perché la mia causa abbia successo. Lo Spirito mandato dal Padre è lo Spirito di Gesù e dal di dentro lo Spirito insegna ogni cosa. È il Maestro interiore che ci forma e ci rende conformi al Padre e al Figlio. Lo Spirito Santo ricorda tutto quello che Gesù ha detto. Il ricordo diventa fondamentale nella nostra esperienza cristiana. Ricordate quello che il Signore vi ha detto, ricordate ciò che il Signore ha fatto. Compito dello Spirito in noi è farci ricordare. Abbiamo già detto che ricordo alla latina vuol dire riportare al cuore.
lo Spirito Santo ci fa prendere a cuore quello che il Signore ha detto e ha fatto. È Lui che realizza la pace, cioè la piena situazione di benessere che il Signore propone per la nostra vita. La prima lettura dagli Atti degli Apostoli, come di solito in questo tempo di Pasqua, presenta il compimento del viaggio apostolico. Nelle precedenti domeniche abbiamo accompagnato Paolo e Barnaba in giro per il mondo ad annunciare il Vangelo. In questa domenica li accompagniamo a Gerusalemme perché, dopo aver annunciato il Vangelo ai non ebrei, si sono accorti che stavano cambiando l'impostazione e qualcuno contestava quella impostazione. Per cui Paolo e Barnaba salirono a Gerusalemme per confrontarsi con gli apostoli, con Pietro, Giacomo, Giovanni, le colonne della Chiesa, per verificare se quello stile di apertura era corretto. E gli apostoli di Gerusalemme diedero la mano a Paolo e a Barnaba, confermando pienamente quello stile di apertura, e scrissero una lettera apostolica. Si parla di Concilio di Gerusalemme come del primo concilio della storia della Chiesa. E questa lettera può essere il primo documento conciliare. Gli apostoli stabiliscono l'apertura a tutte le genti. Che cosa serve per essere cristiani? Il Signore Gesù. E basta. La fiducia in Lui e in Lui soltanto. Col Salmo 66 invitiamo i popoli tutti a lodare il Signore, perché la salvezza è per tutti i popoli. E infine, l'ultimo brano che ascoltiamo in quest'anno dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo ci presenta una descrizione della città santa, la nuova Gerusalemme, non quella celeste, quella che è scesa sulla terra, quella realtà concreta che è la Chiesa, non tanto la Chiesa istituzionale, quanto la comunità dei salvati, la possibilità della comunione con Dio. È la sposa del Cristo, ma raffigurata come una città, cioè con la dimensione delle relazioni interpersonali. È una città costruita con un impianto urbanistico bello, splendido. È una città aperta a tutti i lati, a oriente e a occidente, a settentrione e a mezzogiorno. Tre porte per ogni lato e porte sempre aperte per tutte le possibilità, per quelli del nord e per quelli del sud, per quelli dell'est e per quelli dell'ovest, di giorno e di notte. Le fondamenta delle mura di questa città sono i 12 apostoli dell'Agnello. È una città apostolica fondata sui testimoni del Vangelo. E in quella città nuova non c'è alcun tempio. È una Gerusalemme strana, dice l'apostolo, perché nella Gerusalemme vecchia fondamentale era il Tempio. Nella Gerusalemme nuova il Tempio non c'è più, perché il suo Tempio è l'Agnello. Il Cristo stesso è il Tempio. La sua presenza in noi, insieme al Padre e allo Spirito, fanno della nostra vita il Tempio di Dio, la presenza potente e operante del Signore. È Lui la nostra luce. La gloria di Dio illumina la nuova Gerusalemme. La sua lampada è l'Agnello. La nostra lampada, il nostro pastore, è l'Agnello.